Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati e buonasera da parte di Andrea Longagnari in Alter di Erlong, 21:10, coarrivato questa sera per il Gran Premio di Singapore della Prime League, la categoria cadetta al 50%, dal buon regia, seconda voce, factotum, videomaker, tutto quello che vuole, il buon Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Buonasera, salve. E invece alla direzione di gara il sempre presente Andrea Badolato in arte Fidandre. Ciao ragazzi, buonasera. Beh, si parlava nel a telecamere spente nel pre-gara di, credo, l'argomento clou di questa sera, ovvero il buon Roby che raggiunge le 200 presenze all'interno dei campionati di Formula Italian Team. Non so se abbiamo un RVM, adesso si dice in gergo, un contributo della regia, se vogliamo metterlo un pochettino più in là, mi dica lei, caro Raffaele Lelli. L'ho mandato un minuto fa, ci sono stati 5 minuti. Bellissimo, vabbè, di racconto della carriera di Roby. Ho dovuto prendere un fazzolettino. Sì, sentivo parlare tra voi due, ecco, che si registrava con il cellulare al Formula 1 2014, quindi diciamo che era totalmente un altro mondo Formula Italian Team, Andre. Ma veramente un'altra epoca. Ora siamo nell'epoca in cui si fa tutto sui social. All'epoca era invece molto più manuale, si faceva molta più fatica, ma meglio così, onestamente. Assolutamente, poi soprattutto si è toccato diverse epoche anche per quanto riguarda le vetture. Si è passato dal 2014, in cui c'è stato il primo anno dei motori V6 turbo ibridi, poi si è arrivati allo stravolgimento che c'è stato nel 2017 con le macchine differenti, ali un pochettino più piccole, carrozzerie allargate, gomme più grandi, quindi c'è stato di tutto e di più, per poi arrivare all'ultima era, che sembra essere un pochettino quella che ha messo a dura prova tutti i team, con queste macchine coadivate dall'effetto suolo, il canale Venturi e tutto quanto, in cui hanno aggiunto un pochettino più di pesantezza alla macchina. Arriviamo ovviamente a questo Gran Premio dopo aver snocciolato le varie nuove vetture che vedremo nell'anno prossimo. Poi magari dopo faremo un breve recap per quanto riguarda anche le livree nuove. Vi dico già, l'Alpine, io sono andato su tutti i canali social in cui hanno fatto vedere la livrea Alpine, a dirgliene di tutti i colori, perché è scandaloso vedere un'Alpine nera. Però adesso magari andiamo in pista a raccontare quello che vedremo questa sera. È il GP di Singapore, tracciato completamente revisionato nel T3, hanno tolto la chicane dello stadio in cui si passava sotto al cavalcavia dell'autostrada per far posto a un rettilineo, una zona un pochettino più veloce per diciamo aggiungere qualche posizione di sorpasso in più. Però tutto sommato, ecco, abbiamo visto una gran bella gara quest'anno nel reale, perché c'è stata una Red Bull che non funzionava benissimo all'interno del tracciato di Singapore. Però tutto sommato sì, ha tolto magari un pochettino di piacere di guida questo stravolgimento nel T3, Raffa. Beh, per rendere una gara divertente a Singapore con questa Red Bull ci ha voluto la Red Bull storta, per prima cosa. Si vociferava anche di nuovo di norme della DT14, che cos'era, una norma del genere per le altezze, insomma, se ne era vociferato. E soprattutto ci è voluta la collaborazione tra due piloti di due team differenti. Abbiamo dovuto lanciare Russell in un muro per evitare che non arrivasse alla vittoria la Ferrari, quindi diciamo che ce ne sono volute per rendere Singapore accattivante anche quando non interviene la pioggia, e credo nemmeno la safety car, non mi pare ci sia stata l'anno scorso, mentre Garrugio entra in questo nuovo tratto, un rettifilo non così lungo, non si arriva credo in settima al limitatore, non si dovrebbe appoggiare l'ottava e non c'è nemmeno la zona di DRS, quindi
diciamo, potrebbe avvenire un sorpasso, ma con, diciamo, complice l'errore del pilota che si segue, insomma. Assolutamente, passando dal dominio che abbiamo riscontrato quest'anno nella Red Bull RB19, passiamo ad un altro che è vero, ovvero quello che sta avendo Crick, che è tornato alla vittoria al Gran Premio d'Italia. Gli mancava da 3 gare ormai. Intanto purtroppo ci lascia Tartaruga, penso perché si è disconnesso. Sì, era i Sì. box, non penso si sia ritirato. Dicevo, mancava da 3 gare ormai la vittoria per quanto riguarda il pilota della McLaren in testa al campionato. Si erano susseguiti, diciamo, i suoi principali rivali, ovvero Emis, River, Marathon e Rugeo. Un Crick che tutto sommato si ritrova in questo momento sempre saldo in testa al mondiale con 234 punti per lui, segue 190 punti il buon River Marathon, 187 Rugeo 81 e poi dietro 129 Emis e via via tutti gli altri. Raffa, il Gran Premio d'Italia personalmente purtroppo per impegni lavorativi non l'ho visto, quindi se ci vuoi raccontare qualcosina, intanto vedo che mancano ancora 7 minuti, quindi magari poi entriamo nel vivo delle qualifiche. Assolutamente sì, ci fossi stato credo avresti pianto insieme a me a 5 giri dalla fine, visto che c'era Naspers in zona podio, ma la ripartenza dall'ultima safety car lo ha portato ad un errore alla roccia insieme a Black Biaggio, rientrando ha travolto Robby che era in quinta posizione, quindi due grandi giocatori e amici si stavano giocando in una zona nobile. Intanto errore da parte di Emis che stava andando per il pole position, stava togliendo 3 decimi per il momento a livello di tempi, è a soli 53 millesimi dalla migliore prestazione fatta registrare da Crick in 1:30.868 e vittoria quindi per Crick, salvato tra virgolette per una safety car finale, visto che dietro di lui c'era Tartaruga che aveva la strategia inversa con la gomma morbida, era lì, ha preso un drive throw alla ripartenza, quindi non c'è stata l'occasione. Lo stesso Crick poi nel post gara ci ha detto che l'intenzione era di aprire un leggero gap su River Marathon, che era con la vettura totalmente devastata da un'entrataccia purtroppo da parte di Upip in curva 1 al primo giro, mentre River Marathon va a togliere 7 decimi dalla 31. prestazione di Crick, 1:30.129, grande strappo da parte di River, quindi tempi che possono ancora abbondantemente scendere da parte della concorrenza o da almeno i piloti che corrono per il titolo. E in conclusione, quindi in quel di Monza, vittoria sì per Crick, diciamo. Ovviamente a livello cronometrico abbiamo avuto l'occasione di confrontare i 4 piloti che andavano per la pole, quindi River, Crick, Emis e Rugeo all'Ascari. Crick perfetto all'Ascari, attaccatissimo al cordolo, è stato poesia sotto questo punto di vista. Tutti gli altri invece con qualche difficoltà di troppo, è sembrato quello più a posto e aveva dato un grande strappo in qualifica. La gara lo sappiamo, è sempre rocambolesca a Monza. E sotto questo punto di vista, diciamo che Crick gli ha girato bene, nonostante avesse comunque cronometricamente parlando espresso un ottimo potenziale, però si pensava potesse Tartaruga mettergli almeno togliergli quei 7 punti, insomma, per la vittoria di tappa. Assolutamente, assolutamente. Intanto salutiamo tutta quanta la chat. Vedo il buon Max Basile, Gil 27 che ci segue questa sera. È strano, sì, è vero che si è sempre avuto sostanzialmente quello che stiamo riscontrando adesso, ovvero un'evoluzione della pista molto molto marcata qui a Singapore. È uno dei tracciati più sfiancanti a livello di stanchezza del pilota, l'umidità è altissima, le gomme sono molto sollecitate, quindi piano piano sicuramente la pista si va ad evolvere e vedremo. Oh, intanto attenzione, c'è una Sì, Aston Martin abbiamo trovato overhoop. infatti Upip che era entrato a sessione in corso, felice di sapere che il gioco crea la vettura, quindi anche se entri a sessione in corso in qualifica, ma era in pista con le intermedie, cosa che da regolamento non si può fare, lo ricordiamo anche che proprio è stato precisato ciò, se la sessione ovviamente è dichiarata non bagnata essenzialmente, e era nella via di fuga a curva 3, fermo lì, non so se c'è stato qualche problema con il volante per lui, magari era sceso in pista per controllare che tutto fosse in ordine. Decisamente non è stato così perché viene squalificato Tartaruga, tra l'altro non l'ho ancora visto rientrare, quindi ho seri dubbi sulla stabilità della lobby per il proseguo della serata.
Assolutamente, intanto concentriamoci magari su quelli che sono i piloti che stanno andando a fare il giro, il loro ultimo run per conquistare la pole position qui a Singapore. Una pole position che a Singapore sicuramente, come su tutti i tracciati cittadini, molto molto importante. È anche vero che se a Baku, comunque con quel lungo rettilineo, si toccano medie di velocità molto molto elevate, qua un pochettino più di sorpasso che magari rispetto a Monaco non c'è proprio, ecco, potrebbe anche a livello di strategia un pochettino stravolgere quelli che sono i piani di chi prenderà la pole position questa sera. 2 minuti e 50 al termine della qualifica, con vedo un paio di piloti a trenino. Il primo che si va a lanciare è Robby, quindi andiamo su di lui con il pilota della Red Bull, appunto, che tocca le 200 presenze all'interno dei campionati di Formula Italian Team. Vediamo cosa potrà fare un Robby che è stato comunque in ascesa in questo periodo, dopo essere riuscito a centrare una top 5 in Ungheria. Vediamo cosa potrà dire la sua all'interno del tracciato del sud-est asiatico, il piccolo stato di Singapore. Arriva, è largo, larghissimo qui, vediamo, non penso gli abbia annullato il giro. È lì, appena si tocca il cordolo, che è molto molto alto, la vettura inizia a peccare di sottosterzo e quindi sicuramente non è riuscito a trattenere. Non l'ho mai vista questa. Si è girato prima del Singapore Sling e quindi sta festeggiando. Molto bella scenografica questo test a coda di Robby. Allora andiamo a questo punto su Emis, che è 27 netto al T1, fucsia per lui. Vediamo, mamma mia, al tornantino prima della seconda zona di DRS va completamente in testa coda. È riuscito a tenerla, anzi ha fatto una bella derapata più che testa coda, è riuscito a tenerla in pista, però sicuramente avrà perso qualcosina nel T2. Vedremo se ne avrà per rilanciarsi. Attenzione perché trova Robby nelle ultime curve. Signore, sono usciti molto in ritardo e hanno meno di un minuto per percorrere un terzo del tracciato. Per carità, si può fare, ma c'è un po' di traffico, quindi non è un giro di preparazione perfetto. Intanto Emis chiude il giro in 37, infatti ha perso tantissimo nel T2, appunto per quel piccolo errorino che lo ha visto partecipe. Sarà prima River e poi Crick a lanciarsi. Vediamo se ce la faranno. 29 secondi, penso che ce la facciano tutte e due. C'è Arrugio intanto, 27.150, 2 decimi tolti al suo T1. Vediamo come si comporta nel T2. Singapore Sling, poi via verso il tornantino di prima della zona di DRS. Si lancia alla fotocellula del T2, arriva Rugio, vediamo quanto toglie. 870 millesimi tolti da Rugio, che era in 31.2, quindi tutto sommato non è un brutto T2 per il pilota Ferrari. Ecco adesso nella zona nuova con il rettilineo, che arriva poi alla staccata dell'ultima chicane che porta poi alla doppia sinistra, molto difficile quella curva. Eccola qui, ultima curva per lui. Vediamo, 29.30.0. Grandissimo il buon Rugio, che va a far registrare per il momento la potenziale pole position per il pilota Ferrari. Andiamo a vedere, non si migliora River nel T1. Vediamo Crick non si migliora, 57 millesimi, quindi sarà molto tirata questa qualifica con River che arriva adesso sul ponte prima. No, e trova la Mercedes di, credo, Giancine in uscita dal tornantino. Io volevo segnalare che è bello ritrovare Giancine in pista, e credo che Crick non sia altrettanto d'accordo. Fucsia invece nel T2 per River. Assolutamente, quindi River in questo momento vuole riprendersi quello che è stato suo fino adesso. 37.5, si gira, incredibile. Squalifica dalla sessione per Giancine anche. E quindi
credo che si chiuda qui la qualifica di Singapore con la prima fila di Ruggio e River Marathon col pilota Ferrari in 1.30.0, 1.31 per River, poi terza posizione per Emis, quarto Crick che purtroppo ha trovato un impedimento nel suo ultimo giro di qualifica, poi Ezio in quinta posizione, sesto il Rosso, settimo Robby, ottavo Tex, nono Naspaz, Alex Pilotino decimo, poi troviamo Tartaruga senza tempo che non è riuscito a rientrare all'interno della lobby e i due squalificati ovvero Giancine e Upip. Dicevi bene Raffa, perché Giancine non si vedeva da parecchio tempo, è un peccato. Scusate, perché Tartaruga in realtà io lo vedo come partecipante, non vorrei si fosse ritirato, perché peraltro non mi è arrivata nessuna comunicazione. Mannaggia, ma ritirato per così, cioè sì, ma in box lui non poteva fare le qualifiche. Ah, ok, allora ecco spiegato l'arcano, che sembrava strano sostanzialmente che il pilota si ritirasse ai box senza poter fare un giro lanciato. Comunque tutto sommato si ritrova in undicesima posizione. Raffa, una qualifica molto molto bella, anche perché si è visto lo step della pista che si diceva in precedenza, quanto ha fatto tirar giù soprattutto nel T2 a Ruggio, 8 decimi tolti dal suo precedente tempo, e un 30-0 che lo fa tornare in pole position. Assolutamente sì, è un peccato per Ruggio, perché mi duole dirlo, ma quello che più ha dimostrato potenziale, però ha sempre commesso qualche errorino in Olanda, in Belgio, in Ungheria, sempre qualche sovrasterzo di troppo che poi alla fine è sfociato anche in dei testa coda che lo hanno allontanato dalla possibilità di lottare per la vittoria, ma è assolutamente lì in partita e farà sicuramente piacere vederlo giocarsi le sue carte, sebbene insomma a livello di classifica l'abbiamo visto anche in precedenza, eccetto River non in molti hanno troppe carte da giocarsi, e soprattutto dopo Monza insomma, perché per quanto la pista da molti non piaccia sia tra molte virgolette facile da masterare, perché ok, 11 curve ma bisogna farle perfettamente, così come accade al Red Bull Ring in Austria. E Singapore magari insomma può essere l'ennesimo GP che può mettere un po' i bastoni tra le ruote a Crick. River stava facendo bene, si era comportato davvero bene nel T2, stava andando per la pole position. Emis lo sappiamo per la sua disabilità in partenza, sempre tante difficoltà, più che per una sua disabilità proprio per i sensori sul suo volante, che ci aveva raccontato anche con lo stesso sistema che utilizzava Tarquini in passato con i potenziometri al volante, quindi fa tutto con le mani. La fase di partenza è sempre molto complicata per lui, lasciarli qualche decimo, quindi non sarei così sorpreso di vedere River girare davanti a tutti in curva 1. Crick dovrà destreggiarsi bene, perché comunque il margine di punti è ampio e tuttavia le gare cominciano a scarseggiare, cioè buon per lui, le gare cominciano a scarseggiare. Siamo alla 12esima, se non vado errato, di 17. Vediamo. Allora, andiamo a vedere sul nostro bellissimo 17. Sito www.com. Sì, siamo alla 13esima. Dopo Singapore ci sarà Giappone, Qatar, Brasile e Abu Dhabi. Sì, c'è l'incognita Qatar, sarà molto interessante. E le altre insomma sono piste dove ci si può mettere sul suo ritmo, sul proprio ritmo comodo, diciamo, far bene e contenere i danni. Qatar sarà simil Monza in realtà, visto che la zona dei DRS è solo sul rettino principale, poi eccetto un bel T2 con qualche tornantino più intrigante, il resto è abbastanza lineare, diciamo, non ci sono grossi punti dove fare differenza. Ho detto una stupidaggine prima su Emis, la pole l'ha fatta Ruggio, non Emis, non so perché avevo il flash, esatto, di Emis in pole. Nessun problema, intanto andiamo a dare una sbirciatina alle strategie dei piloti, tutti su gomma media tranne Ezio, Tex e Upip, che hanno deciso di montare la gomma hard, quindi mescola più dura portata dalla Pirelli qua a Singapore. Sarà molto molto interessante vedere il Gran Premio del Qatar, una pista che è un aeroporto praticamente a larghezza di carreggiata, ovviamente senza i cordoli che vanno ad esciapparti le gomme, come abbiamo visto nel 2021 con Bottas che
dovette rientrare ai box una miriade di volte, non si riusciva a passare su determinati cordoli perché sennò le gomme andavano veramente in andavano veramente incontro alle furature. Poi l'anno scorso ci sono state praticamente delle soste obbligatorie per quanto riguarda dettate dalla FIA, perché c'erano dei problemi a livello di mescola Pirelli, un tracciato che speriamo nel virtuale possa regalare tutto sommato quello che ci si aspetta dal Qatar, perché la pista è molto tecnica e la conosciamo tutti bene o male se seguiamo la MotoGP, quindi vedremo che cosa potrà dire nel virtuale. Sicuramente un campionato che finisce a marzo. Andre, te lo ricordi oppure c'è stato anche di peggio, tu che sei lo storico? Allora, per la Prime effettivamente non per la sono Prime stati i campionati di solito le ultime 2-3, forse Luca in Messico sì. È stato quello che ha anticipato di più. Per la Master io ricordo un Tico Fiore 2017, la chiusa in Giappone, che non dico febbraio ma eravamo lì, perché sarà sì, eravamo tipo sì, la 19 per la Prime 24. Non oltre le 2-3 gare prima, onestamente, non so se... Ma certo, a livello di campionato chiuso, ok, però qua si parlavo più che altro che il calendario proprio finisce a marzo, perché finirebbe il 22 marzo. Dici come gare? Sì, è stata una scelta quest'anno, tra l'altro do indicazioni che a breve uscirà anche il regolamento delle finals, che saranno chiaramente successive, quindi in realtà poi... ne parleremo. Vabbè, visto che sta partendo la gara, direi di concentrarci sulla pista. I piloti sono tutti sulla griglia di partenza, con Rugio che ha cannato completamente il posteggio insieme a Crick, quindi vedremo cosa potrà succedere. Sicuramente il buon River Marathon potrà cogliere a suo favore questo dettaglio. Partiti con River che va subito a sverniciare la Ferrari di Rugio, arrivano in curva 1 all'esterno, continua molto molto di forza il buon Rugio a tenere la prima posizione, grandissima difesa del pilota della Ferrari. Sono andati anche un pochettino a toccarsi con Emis là dietro, che va a riprendersi anche la posizione su Crick. Vediamo se il pilota della McLaren poi potrà ritentare l'attacco, ce la fa addirittura prima della staccata della fine della prima zona di DRS. Una grandissima partenza là davanti con River, che era partito benissimo, è andato ad attaccare Rugio all'esterno, ha fatto la voce grossa ed è riuscito a tenersi la prima posizione, che qua a Singapore può iniziare a far capire che la strategia e il passo che farà Rugio sarà quello che deciderà lui sostanzialmente dell'intera gara. Vedremo se River riuscirà a riattaccarlo. Purtroppo intanto per Rugio, perdonami Doc, gli è costato caro. Mi sento di dire che più di così non poteva andare se voleva rimanere in pista, altrimenti sarebbe stato costretto a tagliare curva 2. River abbastanza arrembante, dal sunboard l'abbiamo visto, è andato anche in sovrasterzo più volte, ha toccato la pancia sinistra della Ferrari di Rugio, che ha riportato un pesante danno proprio al fondo dal lifetiming. Leggero danno anche per Crick, che alla 4-5 l'abbiamo visto ruota a ruota con Emis, forse anche lì un piccolo appoggio tra i due c'è stato. Vedremo quindi subito materiale potenziale per il post gara di questo Gran Premio di Singapore, con Rugio che in questo momento mantiene saldamente il comando. Vedremo se riuscirà ad adattarsi a questo danno che ha al fondo e vedremo anche quanto si perde sostanzialmente sul dritto, perché lo sappiamo, quando si danneggia il fondo si perdono quasi 5-6 km orari di velocità. Intanto dietro c'è una bagarre molto molto bella tra Robby e Naspaz, con Robby che passa alla staccata in fondo alla prima zona di DRS, si va a prendersi all'interno la settima posizione e c'è un breve diciamo spazio tra lui e il rosso, che è in sesta posizione. Ezio tutto sommato mantiene la quinta posizione, poi troviamo il secondo scalino con tra Ezio ed Emis, che fa sì che ci faccia vedere il quartetto di testa là davanti. Infatti qua
tutto sommato Ruggio nel primo settore riesce a mantenere un pochettino di distacco, invece poi inizia a farla da padrone a River, nel T2. Abbiamo rivisto le immagini con il VOD, sì. Insomma, i ragazzi hanno potuto apprezzare il rallentatore, quanto accaduto, si sono proprio menati e trascinati fuori, quindi non è una pista, diciamo, dove c'è così, immagino, diciamo, difficoltà nella perdita di carico generato dal fondo, le velocità medie tutto sommato sono relativamente basse e non ci sono curvoni ad altissime velocità, quindi credo magari l'unico punto dove può soffrire qualcosa è nella staccata di curva 1, dove bisogna portarla una velocità abbastanza moderata, dovrebbe essere una curva tra la terza e quarta marcia, ma credo si possa risolvere magari lavorando un po' sul bilanciamento della frenata, perché per un pelo è riuscito a mantenere il DRS il buon River. Intanto Ruggio aveva fatto registrare il giro più veloce in 1:33.8 ed è riuscito, stava riuscendo a staccare il pilota della Red Bull dalla zona di DRS, un pilota Red Bull che si deve guardare ampiamente alle spalle perché dietro di lui c'è Crick e invece Emis è sprofondato a 1:07, il pilota della Alpine che deve cercare e magari sfruttare la potenziale bagarre che ci potrà essere tra Crick e River Marathon per riuscire a ricucire tutto sommato il distacco. River che curva 6, sì. Perdonami Doc, sì. Con Tartaruga che era arrivato sotto ad Alex Pilotino appoggiandosi al posteriore della Haas di Alex, Upip è arrivato ancora più forte cannonando totalmente Tartaruga, danno pesante per l'ala di Upip, leggero danno al fondo invece per Tartaruga, poteva andare peggio con l'eventuale danno all'ala posteriore, ha un piccolo danno sull'ala anche Giancine credo appoggiandosi su qualche barriera. È un River che tutto sommato sembra poter perdere il DRS, ma quando arriva al detection point è sempre costantemente sotto al secondo, infatti lo vediamo adesso, 967 millesimi, è riuscito di nuovo a riprendere il DRS, un Ruggio che forse in trazione, proprio come Sainz fu nel Gran Premio Reale, in trazione può sfruttare una maggiore stabilità del posteriore e gli va a prendere quel secondo che poi vediamo sui rettilinei dietro Crick. Attenzione, forse un errore di Ruggio, sì, perché da 9 decimi è passato a 4 il ritardo di River Marathon, che adesso è molto molto vicino a Ruggio. Vediamo se potrà tentare l'attacco subito il pilota della Red Bull, così da togliersi lo spauracchio che ha lì dietro di Crick. Tutto sommato Crick non penso che abbia tutta questa smania di passare. Oh, attenzione, è un errore di Crick, al tornantino, cerca di passare subito e Emis all'esterno lungo, ce l'ha fatta girare, attenzione perché in trazione Emis sembra averne di più, ma poi sul dritto riesce a prendere più velocità la McLaren di Crick, che va a difendere la sua terza posizione, ma ha rischiato veramente tantissimo Crick. Lì fossimo stati sul 2021, safety car, attenzione, safety car perché Upip le due ha completamente... abbiamo visto più volte scambiarsi le posizioni dalla grafica, nel giro precedente abbiamo visto il sorpasso di Tex su Naspaz e Tartaruga su Alex, insomma giro rocambolesco con anche Crick, onestamente me lo sono perso perché stavo guardando i monitor, però la regia era lì, quindi adesso vi recupero quanto accaduto. Assolutamente, completamente di velta l'ala anteriore di Upip. Oh mamma mia, si è completamente fermato Ezio. Upip è passato, ma a questo punto penso che ci sia la safety car, tra l'altro, poiché è uscita forse in un unico varco che c'era tra Ruggio e River, e tant'è che River è rimasto davvero bloccato di poco. Vorrei chiedergli la clip perché credo si sia inserita la safety car in quel secondino che separava Ruggio e River, e magari River ha alzato il piede per evitare contatti e Ruggio invece ha tenuto giù per paura di essere travolto. Assolutamente. Intanto Upip ovviamente ha la nuova e va a montare gomma media, sono andati ai box anche Alex Pilotino che era già su gomma media, ha montato gomma hard, e Giancine stessa cosa per Alex Pilotino, monta gomma hard e quindi smarca la gomma. 5 giri di 31 previsti, una safety car diciamo causata
se ve la siete persa dal botto purtroppo di Upi, perché non ha sortito il suo ritiro, ma comunque ha fatto sì che l'ala anteriore diciamo esplode esplosa completamente dalla Aston Martin. Usiamo questo piccolo break magari per intanto vediamo il botto. Qua Crick ha perso il posteriore, è andato sì. A toccare anche, ha perso il posteriore in frenata e quindi è andato a toccare River Marathon. Non penso ci siano stati danni alla sua ala per questo, quindi molto molto bene. Poi ha fatto un sorpasso molto cattivo su Emis, che gli stava per costare anche un ritiro lì. Lì in passato c'era una barriera di grugio ulteriore che invadeva la pista. Fossimo stati sul 21, gli altri piloti avrebbero trovato un muro, perché quella barriera di gomme si spostava e per Crick avrebbe trovato il ritiro, quindi bravo a frenarla e a sfruttare tutti i metri. Non mi ricordo se nel 2019 o nel 2020 che venne completamente divelto il muro di gomme e messo... Una volta Lewis nel 21 e nel 18 Stem fece una cosa simile, però la barriera ancora non si spostava così tanto. Nel 19 Lewis l'ha messa totalmente in mezzo alla pista. 19 forse Mickey Budo. Nel 21 Lewis, scusami. C'era anche Mickey Budo nel 20 allora questo, o nel 19, adesso non mi ricordo. Credo di sì. Mickey dovrebbe essere nel 20, sì. Mi ricordo dal late night show le risate di Lopez, quindi... No, allora era 2019, mi sa, sai. Perché c'era Lopez. Disastro. Comunque, dicevo... andiamo un po' a snocciolare, dato che abbiamo parlato di Aston Martin, abbiamo parlato comunque di macchine, tutto sommato, sono uscite tutte quante. Abbiamo visto una Red Bull che ha completamente cambiato tutti quanti gli schemi, perché questi cannoni, come li chiama Matteo Bobbi, che ricordano la Mercedes del 2022, il secondo restyling. E in più tutti gli altri hanno seguito il modello della RB19, avendo un flap molto più pronunciato all'interno delle pance, specialmente nella parte posteriore, nella parte inferiore dell'entrata delle pance. Loro l'hanno fatto sopra quest'anno, quindi cioè hanno un flap molto più pronunciato nella parte superiore. Non so se l'hai vista, Raf. Ho davvero tanta paura per quanto fatto dalla Red Bull, poiché non tanto il concetto zero pance, ma oddio, avrei paura fossi anche loro contabile, perché budget cap e in diversi hanno portato, magari sono soluzioni che avevano già testato l'anno scorso e l'hanno fatta rientrare nel budget cap l'anno scorso, visto che con lo sviluppo della vettura credo si siano fermati abbondantemente prima di Singapore, visto il margine. E tanta, più che paura, curiosità, insomma, io non mi gioco nulla, è curiosità di vedere cos'altro si è riuscito ad inventare Newey, e a livello di puramente estetica nelle livree che stiamo vedendo anche in questo momento con l'immagine, insomma, la Visa Racing Bulls eccetera eccetera è una lattina, la Sauber, meglio chiamarla Sauber poiché gli altri sponsor credo che ci demonetizzano e ci bannano, e... Penso ci la sia Ferrari un problema... doveva solo adattare la livrea bianca. A me danno fastidio le liniette della Ferrari. Non l'hanno messa che seguono la pancia come nelle livree dell'anno scorso, che nelle livree speciali erano state molto bravi. Dovevano solo adattare quella e l'Alpine. Rinnego l'Alpine, perché dovevano solo adattare la vettura, la hypercar del WEC. Vergogna. Uno scandalo perché allora abbiamo visto le prime quattro vetture che sono state tutte nere. La AS ha messo delle righette bianche giusto per far capire che era la AS. Ovviamente la Sauber ex Alfa Romeo e potenziale nuova Audi ha sostanzialmente fatto una color correction della livrea dell'anno scorso, e dall'amaranto Alfa Romeo è passata dal verde e nero. Poi abbiamo visto la Williams, che in realtà è rimasta un pochettino più blu, intanto stanno per ripartire. E poi c'è stata la scandalosissima Alpine con il rosa e il nero che la facevano da padrone.
Comunque magari lo riprendiamo più avanti, questa piccola diatriba tra me e la casa francese. Andiamo con River Marathon, che parte in questo momento, anzi finta per lui, attenzione, tra Tex e Naspaz si scambia la posizione, parte proprio all'ultimo il pilota della Red Bull con, come detto, Rugio, che è andato a montare gomma hard, quindi già fatta la sosta per lui, va lungo River, quindi perde un pochettino in percorrenza di curva. Attenzione, perché dietro penso sia successo un disastro con Tartaruga, che è andato a sopravanzare Tex, e Naspaz che ha perso addirittura due posizioni perché è sprofondato in dall'ottava alla decima posizione. Upip è andato a prendersi l'undicesima. Attenzione, perché cerca di passare subito Naspaz, va all'interno della SF23 del pilota di Enna, se non mi sbaglio il buon Paolo Nasonte, va all'esterno Upip e va a prendersi la decima posizione là davanti. Non è successo nulla con Rugio, che è in questo momento un pochettino più attardato, un secondo e due dovrà mettere in temperatura queste gomme hard e soprattutto farle fruttare per ben 23 giri. Sta provando a pressare Grick, l'abbiamo visto, ha tentato all'esterno della staccata della 6, la prima curva del secondo settore, anche qui dove una volta c'era la tripla chicane, il Singapore Sling, ha tentato almeno di disturbare River Marathon, ma molto solido River, è lì calmo, attende Rugio di accendere le proprie gomme, molto bravo alla ripartenza a sopravanzare il rosso. River l'ha ritardata molto, però è normale, la pista non aiuta, anche negli anni passati abbiamo sempre visto delle difficoltà alla ripartenza, una Master nel 19 folle con Matthew che guadagnò due posizioni, wow, e la leadership del GP. Perdonami, Tartaruga all'esterno dell'ultima chicane è andato a prendersi la quinta posizione, lui che ricordiamo non ha potuto disputare le qualifiche per... Doc, guarda i primi tre. Mamma mia, si aprono free wind per loro, c'è una bandiera gialla non causata da questi tre, infatti è a Robby purtroppo. Si sono l'ultima curva in uscita. Si sono sfiorati non di poco i tre là davanti, e meno male che sono stati molto molto fiduciosi e soprattutto bravi a leggere la situazione, anche perché è già difficile passare in due a curva 1, figuriamoci in 3. Intanto Upip va a prendersi l'ottava posizione, stanno risalendo ben bene i piloti là dietro, con Tartaruga addirittura che è negli scarichi di Rugio, e Rugio è andato a riprendersi Emis, che in questo momento penso abbia fatto un errorino, un secondo e tre di svantaggio nei confronti di Crick. Rugio che tutto sommato non so quanto gli convenga attaccare in questo momento Emis, magari studiarlo qualche giretto, poi sicuramente la hard nuova specialmente avrà un pochettino più di grip rispetto alla gomma media usata di 8 giri. Sappiamo qua quanto comunque sono stressati gli pneumatici, specialmente i posteriori, per la trazione che ha. Intanto Upip va a passare anche Tex e va a toccare anche il muro. Va a toccare anche il muro, infatti completamente divelta la paratia di sinistra della sua ala anteriore, e purtroppo Upip perde la posizione su Tex. Vediamo se riuscirà, mamma mia, molto vicino qui, molto molto vicino all'Alpine di Tex. Rugio su Emis, dentro la 1, ci prova Emis ma nulla da fare. È andato anche un pelo largo Emis, sembrava di vedere l'attacco di River Marathon nei confronti di Rugio. Intanto bandiera gialla nel T1, ma non ci sta sopravanzando nessuno. Credo Ezio verso una posizione, e Crick con il DRS su River Marathon verso la 6 dall'esterno. Gran staccata di River che riesce a tenerla in pista e quindi si difende all'esterno addirittura. Vediamo Crick se riesce. Mamma mia, qua all'interno, e non riesce per la miglior percorrenza di River a prendersi la prima posizione. Hanno perso un secondo e due nei confronti di Rugio, con Emis che si è staccato ancora da Rugio, e un secondo e cinque, larghissimo qua Emis. Non vorrei che avesse un problema, e penso che abbia qualche danno Emis, un danno a questo punto al fondo, ma ha avuto un sottosterzo incredibile dove c'era prima la triple chicane. Intanto Alex Pilotino passa Naspaz, bandiera gialla proprio nel tornantino dove è avvenuto il sorpasso.
mi sembra sana l'ala anteriore di Alex Pilotino, ma non quella di Naspaz. E quindi altri danni. Un Singapore che è sempre stato molto molto ha messo sempre molto a dura prova i piloti. Infatti Emis Vybox, e vediamo se ci sarà il cambio dell'ala. E se a questo punto aveva dei danni all'ala anteriore, ma penso proprio di sì. Infatti ci sono i meccanici che portano il musetto nuovo e vanno a sostituirlo sulla Alpine numero 72 di Emis. Credo ci riprovi Crick su River, sempre DRS abilitato nella seconda zona. Andiamo quindi con Crick, che prende di nuovo l'esterno, tira di nuovo una staccata River che va lunghissimo River, la gira alla Max Verstappen e si riprende la terza posizione, riprende il via, ma non so quanto... Per carità, tenersi la prima posizione qua a Singapore abbiamo detto che serve abbastanza. Però magari far sfogare un pochettino Crick, cercare di capire un po' se ne aveva di più, ecco. E ha provato a difendersi forzata, in tutti sì. I modi, anche quando nel primo giro dopo la ripartenza erano arrivati in tre, si è completamente disinteressato di Emis per provare a intimidire Crick e forzarlo verso il muretto che separa pista e pit lane. Ci sta, insomma, è una lotta che non c'è stata in passato in pista, magari tra Crick e River, se non in Belgio, una bellissima staccata alla bus stop dall'esterno da parte di River. Ci sta magari tentare di forzare River rispetto a Crick, è Crick tutto sommato che ha da perdere, insomma, il vantaggio di punti. River invece lo deve chiudere quel gap, quindi penso ci stia come mossa generale. Tra l'altro 12esimo di 31 a Singapore, sai bene che è infinita, assolutamente. 6 secondi e 9 di distacco, 7 diventano per River con Ruggio che è arrivato nel posteriore di Crick. Sappiamo che Ruggio in questo momento potrebbe anche fare un azzardo, ovvero tentare una sosta anche lui, perché tutto sommato ha recuperato tutti quanti. La sosta che ha fatto sotto safety car va all'interno Ruggio, con Crick che lo porta, lo forza verso l'interno, si riesce a prendere la prima posizione Ruggio. Tartaruga passa River all'esterno, va a prendersi la posizione Tartaruga, si va a portare in terza posizione. Tex ha abbandonato la sessione, penso sia un problema, sì, è un problema di connessione, poteva esserci un'altra safety car che avrebbe voluto dire una mazzata nei confronti di Ruggio, perché non so come sono entrati. Intanto Daspaz e Robby si... Sì, tra virgolette fucilano, perché sì, nota molto maschia per un momento poi a centro curva si erano fermati per tentare di rispettarsi. Una delle classiche difficoltà della Prime, il volersi talmente bene che ci si lascia magari anche troppo spazio e poi la cosa non collide, uno dei due deve prendere una decisione e... diciamo è stato un momento attenzione River va a prendersi la posizione nei confronti di Tartaruga, ma questo penso che faccia solo perdere tempo ai due, perché adesso c'è la zona di DRS che può in questo momento dare la possibilità a Tartaruga di andare a sopravanzare River. Ovviamente rimane dietro, sa che c'è la zona di DRS del Raffal Boulevard e quindi... Penso tenterà lì con Emis che passa Ezio in undicesima posizione e Ruggio che se ne va un secondo e due nei confronti di Crick, che è sicuramente in difficoltà con queste gomme medie in ormai 13 giri per le coperture a banda gialla. E come detto, quando gli altri si fermano e vanno a montare la gomma hard, poi sicuro Ruggio potrebbe andare a montare un'altra gomma media. Questa volta a livello strategico so poco all'100, figuriamoci alla 50. Non so, a Singapore poi non fare troppi piani. Questa volta mi dispiace. Assolutamente. Beh, la safety car è dietro l'angolo. È anche vero che, caro Raffa, e questa purtroppo è una mazzata per noi due, quando abbiamo giocato sulle safety car non è mai uscita, tipo in Ungheria. Quindi... Solo una volta in Ungheria ci abbiamo giocato, poi le altre volte, ma sì, andiamo lisci. Oh, ecco, attenzione, Giancine va lungo e quindi safety car, e questa penso sia una mazzata per la strategia di Ruggio, perché non so se da meme.
assolutamente, assolutamente, caro Raffa. Allora, Ruggio ai box, quindi penso a questo punto che avrà una gomma hard in più. Avranno scelto le più dure, quasi sicuramente tutti i piloti sono partiti con medie e hard. Vediamo. Va Ruggio ai box, gomma media per lui. Vediamo se riuscirà ad arrivare fino in fondo a questo punto. Gomma hard invece per Crick. Gomma hard ovviamente per tutti gli altri che avevano già montato la mescola a banda gialla. Si ferma anche Tartaruga, monta gomma hard. Il rosso entra gomma hard anche per lui. E vediamo. Tex intanto rientra nella sessione ed è settimo comunque. È rientrato ai box il bot di, sì, di Tex. È incredibile. Ha montato gomma gialla, media, attenzione. Vabbè, non possiamo volere tutto dalla vita. Ma io che di tirarsi come abbiamo visto con Drago e Gallians, dai, poteva andare peggio. Assolutamente. E intanto comunque Emis va a riprendersi la quinta posizione con questa sosta anticipata. Intanto attenzione perché il rosso tra un po' andava a limare il posteriore dell'Alpine numero 72 di Emis. Tutti con gomma hard ovviamente, tranne Ruggio che ha montato una gomma media. Vediamo, perché è vero che hanno fatto 15 giri con carico di carburante, anzi 14 con ovviamente una safety car all'incirca al quinto giro. Ah, attenzione Mickey Budo, eccolo lì, eccolo lì, che mi ricordavo bene, bene, eccolo lì. 2019, Mickey Budo va a completamente creare un muro in mezzo alla pista, come disse il buon Lopez. Questa Maldonado a Monaco, quando travolse, smontò essenzialmente il principale. Bellissimo, bellissimo. E il bello è che poi, allora, io non l'ho provato ovviamente, però non so se effettivamente sai, passandoci era fisico. La tentazione di andarci. Lei dice, ovviamente, io in quella gara lì ero primo, poi presi un drive-thru sotto safety car, potevo effettivamente fare da tester e vedere se il muro di gomme era effettivamente fisico in mezzo alla pista. Penso che la safety car faccia ancora un giro, quindi a questo punto direi di continuare nella nostra diatriba con l'Alpine e soprattutto capire quale sarà il punto di snodo del 2024. Una Red Bull che ha completamente rifatto il disegno che aveva nell'anno scorso, una Ferrari che pur non estremizzando tantissimo è andata nella versione Red Bull, anche se comunque non hanno estremizzato come Aston Martin, per esempio. Aston Martin è palesemente una copia della RB19 pitturata di verde come era l'anno scorso. Soprattutto sono monoposto importanti, lo erano ovviamente anche quelle delle due precedenti stagioni, quando c'è stato il cambio regolamentare nel mentre Ezio torna in box per riparare l'ala. E come vedete comunque la grafica l'abbiamo messo un momento per snocciolarvi tutte le gomme, leggetevele da sole, no dai, non siamo così crudeli. E dicevo, sono monoposto ovviamente importanti, visto che presumibilmente il 25 si farà poco e nel 26 ci sarà l'ennesimo cambio regolamentare, quindi è follia Red Bull che è riuscita ad inventarsi così tanto. Ha comunque un enorme backup per eventualmente tornare indietro, ovviamente non con così tanta facilità. Vediamo, è intrigante, è ovviamente interessante vedere quanto saranno ok copiare le soluzioni degli altri, ma al solito bisogna farle funzionare. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, la Aston Martin ha tenuto botta quelle 6-7 gare, poi con lo sviluppo della vettura è stato quasi disastrosa, tanto da portare Lawrence Stroll quasi a vendere il team. Intrigante, un peccato, ecco, visto che ci siamo, non entra Andretti, è vero, entrerà nel 2028 forse, è lì, ma perché, ma era abbastanza palese, nel senso, la FIA ovviamente ha detto di sì, perché ci mancherebbe, far entrare un nuovo team sicuramente molto molto prestigioso come Andretti, perché sta facendo bene in IndyCar e addirittura nella Formula E, quindi hanno un progetto molto molto bello, hanno rifatto completamente
la loro galleria del vento, quindi cioè, dire di no ad Andretti, che è stato anche un grandissimo cognome all'interno del motorsport e nella Formula 1, dalla FIA mi sembrava un po' strano. Però se la FIA ha detto di sì, ovviamente Formula 1 dice io di soldi in più non ce ne voglio mettere, perché ovviamente ricordiamo tutti quanti che c'è un premio sostanzialmente che la Formula 1 dà a tutti i partecipanti, che deve dividere per 10 dal famoso patto della Concordia per diritti TV e quant'altro, e invece... loro hanno detto noi non aggiungiamo più soldi, i team di Formula 1 esistenti ovviamente dicono no, vabbè, se entra l'undicesimo ovviamente si aggiungono più soldi, non si divide lo stesso premio per 11, quindi solite cose politiche, ecco, che hanno portato lo slittamento dell'Andretti al 2028. Ma non ho capito una cosa, io sto guardando la Red Bull, ma dove ce l'ha le feritoie per i radiatori, scusa? Sulla parte davanti dovrebbero essere delle lineette essenzialmente molto sottili. Tra l'altro erano editate le foto che erano state pubblicate anche sui canali ufficiali della Formula 1, ma sul sito della Red Bull c'erano ovviamente nei render, quindi chissà cosa hanno consegnato ai vari bibitari, ai vari sponsor, magari su un sacchetto di patatino o su una lattina trovi stampata la Red Bull ufficiale che vedremo in Bahrain, su lattine che eventualmente non dovrebbero girare, almeno in Europa, o si vendono solo in Asia, insomma vari mercati di riferimento, e dovrebbero esserci insomma delle feritoie anteriori, ma estremamente sottili, e questa la follia, è tutta quell'aria, soprattutto se non va nei radiatori la mandano sotto, insomma già è tosta così. Va bene, però a Singapore con 35 gradi poi sì, magari avranno dei cofani adattati, fanno? Insomma lì lasci Singapore a qualcun altro e domini le altre 28 gare quante sono. O in Qatar comunque, cioè, in Ungheria anche, dove tutto sommato si va a correre a luglio, ma mi sembra strano, però vabbè, Adrian Newey ci ha sempre abituato bene. A luglio sarà già chiuso, mi sa. Molto bene, infatti la Ferrari sarà prima, è incredibile. È uno shock. Comunque si riparte con Ruggio che dà lo strattone in questo momento, addirittura prima dell'ultima curva, lui che ha gomma media, quindi sicuramente all'inizio avrà un pochettino più di verve nell'andare a conquistare qualche metro. Dovranno essere bravi sicuramente Crick e River a dargli un po' di filo da torcere per far stressare gli pneumatici e cercare di non farlo arrivare fino in fondo. Sono 14 i giri che devono andare a completare in questo momento i piloti della Prime League, con Crick che cerca di trovare un pertugio per sorpassare Ruggio. È incredibile, bellissimo, mi ritiro così, con una grandissima rima. Ruggio comunque in prima posizione, seconda posizione per Crick, terzo River Marathon, quarto Tartaruga che partiva dal fondo e in un secondo, a un secondo e uno dai primi tre. Poi abbiamo il buon Emis in quinta posizione, Gomard per lui, e il Rosso in sesta posizione. Poi troviamo un terzetto molto molto dinamico con Tex, Upip e Alex Pilotino su gomma media, e poi ultimo della top 10, ovvero Roby su gomma hard, Naspaz ed Ezio in ultima posizione. Cosa faresti se fossi in Crick in questo momento? Attaccheresti Ruggio o aspetteresti che gli crollano le gomme? Hai un tale margine con la possibilità della gialla che non terrà, soprattutto in trazione, che è fondamentale in questa pista. Gli ultimi giri per Ruggio saranno estremamente complicati. Forse se proprio non vuole avere River, che l'abbiamo visto alla ripartenza molto arrembante, forse sta dando qualche manata di Hertz, il buon River Marathon, per restare più vicino a Crick e mettere pressione, quindi potrebbe, ecco, far affiorare qualche pensiero nella testa di Crick di essere più belligeroso nei confronti di Ruggio, stargli più vicino. Lo sta facendo, sta leggermente allungando rispetto a River Marathon, che comunque rimane abbondantemente nella soglia del secondo per attivare il DRS. Credo sia ampiamente, possa permettersi di essere in gestione Crick. Quello che mi fa un pochettino storcere il naso è che comunque qua avere una gomma più soft ti ha sempre dato un po' di vantaggio, però qui non riesce ad andarsene Ruggio.
è sempre sotto al mezzo secondo il distacco con Crick, e quindi sta facendo sicuramente un gran lavoro Crick, però tutto sommato anche gli altri sono abbastanza vicini, tranne Tartaruga che sta perdendo un po' il contatto, ma sia River che Crick hanno quasi subito messo in temperatura questa gomma hard, che non è banale a Singapore, ecco. Così come Crick può aspettare il calo della gomma di Ruggio, Ruggio può tenersi tanti decimi in trazione e non far calare la gomma, quindi sì, sotto questo punto di vista magari Ruggio può giocarsela sulla distanza e non forzare, cercando di mantenere lo pneumatico, insomma quella curvetta verso sinistra nella nuova zona che porta verso la chicane finale, che è staccata qui di Crick, gli ha preso una decina di metri nei confronti di Ruggio, gli è arrivato molto sotto al cambio a centro curva. E dicevo, quella curvetta verso sinistra l'avvicina al muretto esterno, non sembrava così complicata, forse una linea troppo dolce da parte di Ruggio e Crick per non stressare ulteriormente lo pneumatico. Magari prossimo giro vado un board con uno dei due, insomma hanno lambito di poco la barriera. Intanto dietro Upip passa Tex in curva 1 e va a prendersi la settima posizione. Vediamo, perché Crick in questo momento è molto molto vicino a Ruggio. Il pilota della McLaren non sembra voler attaccare il pilota Ferrari. Ovviamente anche qua in staccata il grip della gomma media ti permette di andare a frenare qualche metro più avanti. Attenzione, perché River ha perso il treno, un secondo e due per il pilota della Red Bull, quindi questo potrebbe andare a giovare. Intanto Alex e Roby si stanno menando tantissimo là dietro, dicevo potrebbe andare a giovare sicuramente sia a Crick che a Ruggio, e invece ha fatto un gran T2 il pilota della Red Bull e quindi è riuscito a ricucire nei confronti dei due. Ma 3 secondi e 1 Tartaruga non ha passo per stare con i primi tre, e Emis non riesce ad attaccarlo soprattutto. Abbiamo visto un board, effettivamente sì, il muretto lì sulla destra va sfiorato per dare meno angolo di sterzo possibile, portare quanta più velocità possibile in questo rettilineo per quanto breve, che comunque è fondamentale per difendersi, visto che non mi aspettavo, invece abbiamo già visto due sorpassi in questa serata in quel tratto di pista, e non rispetto diciamo a piloti che c'era questa palese differenza di velocità tra i due, prima River su Tartaruga, in precedenza Tartaruga su Upip se non vado errato. Quindi per il momento ha funzionato. È anche vero quello che dice Max Basile, ovvero Ruggio ha un danno al fondo, quindi sì, però non sembrava averlo così penalizzato, sì. Nella prima parte, soprattutto anche con le hard stava andando molto molto bene, magari con le gialle, non, come diceva il buon Raffa, non vuole dare uno strappo pesante per riuscire a tenerle in ormai quelli che sono 11 giri restanti. Secondo me è più plausibile questo, perché se fosse stato in difficoltà da subito, allora sì, effettivamente questo danno potevamo contarlo, però vedremo come si svilupperà la gara con Tartaruga che ormai è 4 secondi e 8, Emis non riesce a passarlo, il rosso sta per venire attaccato da un Pip, e poi dietro Alex Pilotino è in decima posizione con Roby che è riuscito a sopravanzargli e quindi a prendersi l'ultima posizione dei punti. Intanto Upip passa il rosso, come detto, in staccata all'uscita della seconda zona di DRS, e va a prendersi la sesta posizione. Vediamo se ne avrà con questa gomma media per andare a prendere Emis e Tartaruga, che non sembrano avere tutto questo grandissimo passo con la gomma hard. Là davanti ancora il terzetto va compatto con i primi tre del campionato, effettivamente con ovviamente in posizioni miste, con Crick che sarebbe il primo, il leader del campionato, in seconda posizione, poi abbiamo il buon River Marathon in terza, che sarebbe secondo in campionato, verrebbe sopravanzato in questo momento da Ruggio in seconda posizione, perché tra lui e River ci sono pochissimi punti, se non vado errato ce ne sono 3 di differenza. Vi do il risultato esatto.
fatto hai in la classifica ora momento... in sull'impressione nel caso stai guardando una live, che bello, che bello, 212 e 205 effettivamente, con 40 punti di distacco tra Crick e Rugio, quindi è vero che Crick può andare tranquillo e non diciamo pensare tantissimo ad avere qualcosa da perdere eccetera eccetera, però 40 punti, mancano 4 gare, se sbaglia una gara gli sono di nuovo sotto. Sì, il tra virgolette punto è che come spesso accade in prime, eccetto in una prime folle, quella che corsi anche te nel 2000, su F1 2020, che eravate magari in 9 a giocarvi la vittoria, quindi l'errore ti portava abbondantemente fuori dai punti, Crick anche quando è andata storta è riuscito a rientrare non in zona podio ma comodamente in top 5, quindi la differenza cronometrica c'è, e quest'anno purtroppo è stato uno dei pochi in cui la Prime non è riuscita a trovare diciamo nuovi adepti fissi. Abbiamo avuto un periodo Black Biagio che tra l'altro era andato a podio la scorsa settimana a Monza, ma poi non ha caricato i giri, mannaggia a noi, e è stato penalizzato, qualche innesto di Crick, Crick all'interno, Crick all'interno perché ha sbagliato in entrata di curva è volata un flap, è di River che è arrivato troppo profondo in frenata e ha toccato Ruggio, è volato il flap di River, è andato a prendersi la prima posizione Crick, che sembra averne anche molto di più rispetto a Ruggio, perché è già un secondo di vantaggio nei confronti di Ruggio. Forse avrà sentito il discorso che stavamo facendo, perché è andato subito all'attacco, mannaggia, subito l'ingegnere che gli è andato a dire guarda che sei a 40 punti di distacco, cerca di almeno fare tua questa gara. Volevo dire una cosa che non mi ricordo, caro Raffa, lei che è stato sempre un grandissimo fan dei caschi strani, e il buon Crick ha un casco totalmente strano che mi ha fatto accapponare la pelle, non so se l'ha visto. Ma inizialmente per un momento avevo pensato che non gli avesse caricato il casco, che i soliti bughi di Formula 1, ad alcuni non carica le braccia, altri li fa correre senza casco, e questa sera sì, almeno io lo vedo total white, sembra quello dei Daft Punk simile, visto che c'è una parte molto un alta, tipo Daft Punk misto astronauta. Insomma, magari la visiera più ampia, essenzialmente volevano fare in casa con The Master, però non hanno ragionato che su Singapore riflette tutto e quindi anche la parte bianca diventa non accecante ma quasi. E intanto Crick ha dato 2 secondi nei confronti di Ruggio, un Ruggio che tutto sommato può stare tranquillo, perché River Marathon ha un danno all'ala che gli ha fatto perdere il contatto nei loro confronti, un danno all'ala che potrebbe diciamo ravvivare la lotta per il podio, perché c'è Tartaruga che sta arrivando, ha sprombattuto negli scarichi di River, ed Emis che tutto sommato rimane nel codone della McLaren di Tartaruga, una McLaren che viaggia, che vola nel campionato costruttori, è in prima posizione nei confronti della seconda posizione della Red Bull. Ecco, stiamo a rivedere qua il buon Ruggio, ha perso un po' il posteriore e quindi non è uscito malissimo, piantato, attenzione, River è andato a muro ed è andato lungo anche Tartaruga, non vorrei che ci sia stato un danno nella diretta, e non vorrei che ci sia stato un danno per Tartaruga. E infatti lieve danno penso a questo punto, con River che sprofonda in quinta posizione e Tartaruga che è in terza in questo momento, ma se ha questo leggero danno potrebbe attaccare il buon Emis, andarsi a prendere il podio nel Gran Premio di Singapore. Upip intanto va a passare anche River Marathon, con River che ovviamente va a montare gomma soft e a mettere l'ala nuova per poter terminare il Gran Premio. In questo momento è in nona posizione, stanno sopraggiungendo Ezio e Naspaz che sono in lotta tra di loro per i punti, vediamo, e passano davanti a River che quindi sprofonda in 11ª posizione. È un gran peccato questo per River, ce lo siamo perso perché ecco, stavamo rivedendo quanto fosse accaduto tra Ruggio e River dopo il sorpasso di Crick nei confronti del pilota Ferrari. Per Tartaruga è arrivato il danno ma è al fondo, molto leggero.
quindi... Allora ce l'ha fatta girare in tempo. L'ho visto arrivare molto molto lungo e difatti pensavo avesse rotto e invece no. Quindi fortunatamente per lui in questo momento sarebbe la seconda McLaren a podio. Vediamo se riuscirà a completare il Gran Premio. È un River costruttori, comunque, visto sì. Insomma, questo adesso acciacco per River. Assolutamente un River che non dovrebbe avere tanti problemi nell'arrivare a Naspaz Ezio con queste gomme soft nuove. E la gomma soft che qua a Singapore dura pochissimo, ma nei giri che hai va veramente forte, e quindi anche un secondo e mezzo, due secondi più forte al giro, specialmente in questa situazione di gara con pochi giri al termine, la pista molto gommata e soprattutto lo scarico di benzina, quindi vedremo. Infatti è già a 3 secondi e 3, era uscito a 6 e quindi vediamo. Ruggio passerebbe quindi a 205 nei confronti di River Marathon, che andrebbe invece a 190. Ecco, vediamo, è arrivato lungo, non si aspettava. Secondo me non si aspettava il fatto che il buon Ruggio abbia tirato i remi in barca nei confronti di Crick, quindi ha sicuramente frenato un pochettino più dolce, e River invece si è trovato completamente fermo. Il buon Ruggio, ovviamente contatto di gara, non è una cosa che accade spesso, di solito quando hanno due piloti davanti. Naspaz che è staccato una Suezio, ha tagliato, quindi non so se gli dà l'avviso di restituire la posizione. Sarebbe un problema perché sta arrivando River che è spallata nei confronti di Ezio, si prende anche lui la posizione. Grande manovra da parte di Naspaz, si è nascosto ed è arrivato proprio all'ultimo in frenata, come detto tagliuzzando leggermente l'ingresso in curva. River va al doppio, un'altra categoria con questa gomma morbida nuova, assolutamente, ed è andato a passare in uno dei punti più difficili del circuito. Ovviamente ne ha talmente tanto di più nei confronti di una gomma hard usata da 11 giri. Tanto occhio, perché Tartaruga sembra riuscire. Ha sbagliato Tartaruga e quindi passa Emis. Nel mentre che stavo dicendo, era riuscito a mandare fuori dalla zona di DRS Emis, e ha sbagliato la staccata di curva 1, è andato lungo e quindi Emis ne ha approfittato ed è andato a prendersi la terza posizione. Ovviamente Tartaruga non ci starà in questo momento e vorrà riprendersi il podio. Intanto River 1:33:1 va a far registrare il giro più veloce della gara. Con quell'errore Tartaruga ha preso il secondo avviso per limiti della pista, probabilmente infame, diciamo, il gioco nel darglielo in quel frangente. Lì il gioco è abbastanza sensibile, se si esce di pochi centimetri invece chiude totalmente gli occhi se tiri dritto essenzialmente, tant'è che è una delle pochissime curve soggette a controllo a parte della direzione gara targata Formula Talent Team questa sera. E vediamo, insomma, una bagarre tra Emis e Tartaruga, per quanto è lontano, potrebbe eventualmente riaprire la porta a UPIP, soprattutto ragionando sul fatto che anche qui al tornantino l'abbiamo visto faticare tanto in trazione, e anche nei giri precedenti quando inseguiva Tartaruga non riusciva mai a mettere insieme i decimi in trazione, riusciva da curva 3 e poi alla 4 per tentare un attacco alla fine della prima zona di DRS. 5 giri al termine con Crick, che da quando ha passato Ruggio ha avuto completamente un altro passo nei confronti della concorrenza. 7 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del secondo classificato in questo momento. Tra Ruggio ed Emis ci sono 5 secondi e 3. Ovviamente poi sarà una lotta tra lui e Tartaruga, e in questo momento sono i piloti un pochettino più vicini che si stanno giocando qualcosa. Buonissimo anche UPIP, che dal fondo con le varie safety car è riuscito a risalire in quinta posizione. Il rosso in sesta posizione, tutto sommato una buona gara per lui. Settima posizione per Tex, anche lui gara di passo per il pilota dell'Alpine. Buoni chilometri per il compagno di squadra di Emis. Dietro sta arrivando ovviamente, cioè Robby in ottava posizione, sta arrivando dietro di lui il buon River Marathon, che va ad aprire il DRS e a sverniciare la Red Bull. Numero, che numero ha il buon Robby? 9, clip con alla Turam.
il 9, che poi all'inizio stagione voleva il 69, tant'è che quando ho registrato delle clip all'inizio stagione aveva il 69, vedi gli easter egg nel video dedicato nelle 200 gare, poi è andato in pista sempre con il 9, quindi niente, ho dovuto aggiornare così. E River potrebbe arrivare a Tex magari, con questo boost di gomma potrebbe farcela. Occhio Tartaruga molto vicino ad Emis. Sì, è molto vicino a Emis, proprio nella zona nuova del circuito, ma non riesce ad avere uno spunto nei confronti dell'Alpina di Emis. Penso che in questo momento stia ricaricando Ers per puntare poi. Oh, occhio, attenzione, perché sta sprofondando Ruggio. 5 secondi di distacco. Il calo della gialla. Ci sono 3 giri, per carità. Però se la gialla va totalmente in crisi, potrebbe essere un disastro per Ruggio. Mamma che brutta linea qui. Sì, se è un'usura così marcata, insomma, in 3 giri possono chiudere questo gap. Ovviamente poi al solito trovare il sorpasso non sarà facile, soprattutto come dicevamo per Emis le difficoltà in trazione. Anzi, forse salverebbe Emis avere il DRS di Ruggio. Assolutamente. Assolutamente, però piano piano sta cercando di dare un piccolo strappetto, perché 7 decimi tutto sommato non si riesce se il pilota davanti a te è in trazione, traziona molto bene, sei a 4 decimi a sorpassare a Singapore, figurarsi a 7 decimi potrebbe essere un problema. Dietro intanto River è arrivato su Tex e penso che ci sarà il sorpasso a breve e sarà una settima posizione per lui. La vedo dura andare a prendere comunque 3 secondi 8, potrebbe farcela con la sua gomma soft. Vedremo se ce la farà, se arriverà nel finale sarà un grandissimo duello con il rosso. Intanto va a prendersi la posizione nei confronti di Tex, con un sorpasso agevole ma molto molto rischioso, perché quel muretto lì sull'esterno è sempre in agguato. È molto vicino a Tartaruga, certo, che aveva bloccato l'anteriore destra dalla telecamera, l'abbiamo rivista tornare invece a ruotare, quindi ha mollato leggermente i freni, è stato particolarmente bravo in quel frangente River. Per carità, la gomma ha aiutato, ma si poteva complicare la situazione. Bandiera gialla per Ezio, che di fatti penso sia senza... No, è completamente salvo. Ha forse un piccolo danno all'ala, ma riesce comunque a ripartire tranquillamente Ezio. Ci sarà safety car, ovviamente mancano pochissimi giri, la safety non entra quasi mai in queste circostanze. Comunque River è arrivato a un secondo e sei nei confronti di Rosso, quindi a questo punto vediamo se ne ha per andare a prendere Upip. Sarebbe una top 5 incredibile per River. 5 secondi da chiude su Upip mi sembrano tantini. Rosso tutto sommato da wildcard sta portando la vettura al traguardo, e anzi felice che ci sia qualche wildcard disponibile a partecipare. Sul forum ne abbiamo letti di piloti che vogliono correre in prime, però insomma evidenti differenze cronometriche. Rosso fa vai vai con bello. La manina quasi bello, però sì. Cioè io spero che sia stato un sorpasso voluto da River per la bellezza. Probabilmente però, Rosso è un errore tipico, che hai talmente tanta pressione su di te, hai il pilota dietro che insomma sai anche in corsa per il titolo. Credo sia andato leggermente lungo al tornantino Rosso, la hard comincia a non tenere più, non ha girato semplicemente, e lì invece la rossa ha grippato l'impossibile all'interno. Aia, questa volta invece la divelta la paratia di destra Ezio, proprio nel tornantino in cui abbiamo visto il sorpasso di River Marathon. È arrivato a 10 secondi quando inizia il penultimo giro il buon Crick, 10 secondi nei confronti di Ruggio. Anche questa sera perfetto il pilota della McLaren. Quando ha passato Ruggio non ce n'è stata veramente più. È vero che Ruggio ha questo danno al fondo, però è stato veramente molto molto bravo e pulito, soprattutto nella guida, che qui a Singapore è già mezza vittoria. Ecco, stare veramente da solo non passano mai le tornate, quindi avere un obiettivo magari davanti sulla quale ti avvicini, così come sta facendo Emis ad esempio su Ruggio, può aiutare.
quando invece magari con Krik, che vedi, hai ampliato così tanto il margine sul tuo rivale, sai che è anche con la vettura zoppata, con la gomma probabilmente finita, le barriere si avvicinano, anche magari ti tieni quei decimi nel taschino per non forzare, ma le barriere si avvicinano. Tartaruga su Amis all'esterno, ah no, è un inganno prospettico invece, come non detto. Beh, ed è per questo che nel 2020 e soprattutto lei nel 2019 siamo arrivati con una Red Bull di dietro. Io non arrivai con... Sì, è vero, c'era il buon Matteo Profilo, dopo una lotta con Ferra, proprio per evitare di girare da soli sempre. Oh, Tartaruga 3 secondi, mannaggia. L'abbiamo visto in diretta, purtroppo. Troppo sì, interno alla 2. Sì, sì. Purtroppo... arrivano i 3 secondi che negano il podio. Attenzione, perché Alex Pilotino dà un po' di fastidio, penso, ad Emis, che a questo punto penso che gli dica prego vai. Intanto ha iniziato l'ultimo giro il buon Krik, quella che sarebbe la sua 8ª, se non mi sbaglio, vittoria all'interno della stagione. Un Krik che anche questa sera molto molto pulito è andato a prendersi la posizione nei confronti di un Ruggio che non sembrava averne su questa gomma media, e quindi è stato anche questa sera tatticamente brillante, come dissero per Sainz negli highlights in con la telecronaca inglese. E quindi una vittoria sta per arrivare a Singapore, e penso che sia una di quelle che pesano come macigni per Krik, che va a vincere il Gran Premio di Singapore. 8ª vittoria per lui in campionato, 2ª posizione per un Ruggio stoico con le sue gomme medie che ha montato, ha fatto gli stessi giri di Krik su gomma hard. È un peccato, cioè, la pole position ci credeva il pilota della Ferrari. 3ª posizione per Emis, che ritrova il podio nei confronti di un Tartaruga che è stato molto bravo, specialmente nell'ultima parte, a non voler attaccare subito Emis per ricaricare la batteria, non volergli dare la possibilità di riattaccare al pilota dell'Alpine. Purtroppo quei 3 secondi lo portano giù dal podio. Gli è arrivato a 4 decimi River nei confronti di Utip. Ha salutato la bandiera scacchi Utip sul traguardo, però un altro giro e lo prendeva assolutamente. Poi il rosso 7º, 8º Tex, 9º Roby, che chiude la sua 200ª gara in questo momento. No, va a prendersi il punticino il buon Naspaz, ma si prende anche 3 secondi in questo momento nel suo ultimo giro, quindi a punti anche l'altra Ferrari di Naspaz. Ezio arriverà in 11ª posizione, Alex Pilotino ha già preso bandiera scacchi. Guarda, Raffa è la... Sì. No, è la 7ª vittoria di Krik, non l'8ª, 7 comunque, così come Schill, che purtroppo fa piacere sempre leggerlo in chat, ma abbiamo dovuto abbandonare in corso di stagione. Vediamo, dai, speriamo ci ripensi in futuro eventualmente, se viene un gioco più stimolante. Anche l'abbiamo letto, le sue riflessioni sempre molto profonde, utili, e che stimolano tutto sommato la conversazione sul forum. È una gara pesante per River, è stato un peccato, stava andando bene, sebbene avesse subito il sorpasso, ci fosse Ruggio di mezzo, si stavano comportando bene. È stata la fatalità di quella toccata con Ruggio e gli ha procurato quel leggero danno all'ala, poi immagino andando sempre più profondo in frenata sia peggiorato il tutto, impattando di nuovo contro le barriere e obbligandolo alla sosta extra. Perdonami Raffa, ti controcorreggo, ma sul tracker qua io leggo 7 vittorie per Krik senza questa gara. E allora non sono aggiornate le statistiche, perché nelle statistiche invece ce ne sono 6. È un è uno spaghetto questo. Attenzione, dobbiamo chiedere il VAR per la prossima. Sì, penso che siano 8, quindi a questo punto chi è ha vinto più? Champagne. Evviva! Evviva. Ma chi è che ne ha vinte di più, dicevo, a questo punto? E proprio lui. In Prime, l'ho fatto vedere in precedenza, dovrebbero essere le 9 di Luni. Prime, sì, 9 vittorie di Luni, così come River, Ferra e Lopeschi.
E quindi a questo punto sarebbe con la possibilità di avere un record il grandissimo Crick, con ovviamente 4 gare che mancano al termine e una che gliene manca per andare a pari merito e poi magari a sorpassare i vari Looney, River e il buon Lopeschi. Ma all'interno di una stagione ne hanno vinte 9? No, totale, vittorie qui generali nella singola stagione, comunque sì, 9 per Looney, Crick comunque all'ottava, ha già il record per vittorie consecutive nella categoria Prime, le 5 che ha ottenuto nella prima parte di stagione. Quindi dopo questa breve digressione per far capire se effettivamente ci troviamo davanti a un potenziale recordman all'interno della categoria, io direi di andare un pochettino in pubblicità e ritrovarci a breve con le consuete interviste post-gara. A tra poco! Di nuovo in diretta post gara, interviste con i primi tre classificati per il Gran Premio di Singapore con la Premier League 2023-2024. Cominciamo come di consueto dal primo classificato, ovvero Crick, al quale lascio il racconto della serata. Sì, ciao a tutti ragazzi, buonasera. La serata è stata una serata un po' particolare. Qualifica direi malissimo. Faccio il primo tempo che poi penso che sì, che poi è il tempo che ho fatto effettivamente, che non ho capito come mai l'ho fatto un secondo più lento rispetto a quello che facevo di solito. Infatti vabbè, tranquillo, ho detto ci provo l'ultimo tentativo che in realtà già sbaglio in curva 1, quindi non sarei riuscito a migliorare tantissimo, però poi vabbè, alla fine tipo subito dopo la curva, dopo il ponte, mi sono ritrovato una Mercedes selvatica in mezzo alla pista e quindi sono andato addosso, ho dovuto abortire. In realtà anche contro ero già finito contro il ponte rompendo un pezzo d'ala, quindi non so anche lì se sarei riuscito a chiudere il giro migliorandomi. Vabbè, partenza, ho visto che ero in gara, sono riuscito a partire un attimo meglio di Emis, mi sono infilato subito. Sono stato dietro a River e Rugio fino a quando poi Rugio in realtà si stava staccando, poi penso che abbia fatto un errore ha fatto un errore una certa, ci siamo riaggruppati, io blocco in curva subito dopo il ponte, finisco addosso a River e non mi ricordo se sempre in quella, cioè se rischio anche di girare, cioè in realtà mi giro per un pezzo, infatti arriva Emis che prova a superarmi, riesco a ripartire leggermente meglio, uso tutto l'ERS, rimango davanti, poi è uscita una safety car, Rugio è rientrato perché aveva messo le hard, quindi sapevo che comunque sarebbe stato difficile arrivare fino a fine gara, però poteva arrivarci probabilmente, era un po' difficile tipo al quinto giro. Io e River rimaniamo fuori, battagliamo un attimo, si intromette anche Emis e poi a una certa ci siamo toccati un paio di volte in realtà, quindi poi non lo so, rivedremo nel post gara. E a una certa in curva 4 va lungo e quindi poi io mi ritrovo davanti, mi supera Rugio poi che aveva una mescola più fresca, esce la safety car e lì con le hard sono stato dietro a Rugio perché non ne avevo, ci ho provato i primi giri che in realtà che ero senza DRS, poi mi sono messo lì dietro visto che sicuramente stavo usando un po' di ERS e col DRS l'ho lasciato usare, poi quando ho visto che lampeggiavo l'ho attaccato e poi quando l'ho attaccato io penso che ci ha provato subito anche River perché li ho visti che erano appaiati in curva e io ero già un secondo davanti, ho semplicemente poi lì dato sfogo a tutto l'ERS che avevo, mi sono trovato in zona safe lasciando Rugio fuori dal DRS lì. Poi lì basta, sapevo che avevo un passo leggermente migliore, infatti per questo ero partito un po' più magari aggressivo cercando di guadagnare posizioni e infatti poi alla fine in realtà penso si sia visto sugli ultimi giri, poi non lo so, quindi vabbè, tutto sommato la gara è andata bene, dai.
Molto bene, grazie mille Cricche. Veniamo al secondo posto allora con Rugio, alla quale chiedo vitalità. Rugio, facci la tua voce squillante, è sempre meravigliosa. Com'è andata questa serata? Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ma che bello. Com'è andata ragazzi? È andata bene, poteva andare meglio. Nel primo tentativo di qualifica, per mettere l'Erz alle ultime curve, mi sono distratto e ho rotto l'ala, sicché sono dovuto rientrare e ho fatto il primo tentativo. È andato discretamente, poi dopo mi sono rilanciato, stavo per andare a meno 7 decimi, però ho detto che se chiudevo il giro, ho detto non, 7 decimi potevo fare ancora meglio. Infatti sono rientrato, ho messo subito un'altra gomma nuova e ho fatto la pole, fortunatamente ero molto contento. Poi la gara è andata abbastanza bene e ho messo la bianca, perché se riuscivo con la gomma bianca fresca a rientrare sui quelli avanti, se riuscivo a recuperare il gap, poi sicuramente che cosa facevo? Aspettavo che entravano a box loro e mi coprivo subito, rifacevo il box con la gialla. Praticamente avevo sempre una mescola buona per combattere contro di loro e penso sarei andato a vincere. Invece è entrata quella maledetta safety car, ho fatto un errore e quel DRS mi ha superato e poi è arrivato River di gran carriera che ha provato a entrare in un buco impossibile e mi ha rotto il fondo e lì mi sono messo in nonchalance piano piano a portare la macchina alla fine, perché tanto non avrei mai più ripreso. Peccato, perché secondo me, come ti dicevo prima, se quando loro andavano a mettere la bianca aspettavo due giri per vedere quanto era, per rimanere nel distacco tale di non perdere la posizione, mettevo la gialla, secondo me andavo a vincere, secondo me la potevo vincere. Peccato. Molto bene, grazie mille Rugio. Veniamo poi al terzo classificato, Emis, a te Ema per la serata. Buonasera a tutti. Beh, contento per il podio, sì, sono stato anche un po' fortunato, visto che purtroppo quando si stava battagliando all'inizio con Crick e River ho danneggiato l'ala, ho ottenuto due giri credo, non di più, ma non stavo veramente in difficoltà, quindi sono dovuto rientrare, se non mi sbaglio intorno al decimo giro, ho messo le bianche con la speranza che poi entrasse una safety car per riaccorciare insomma il gruppo, così poi per fortuna è avvenuto. Niente, alla fine ecco, diciamo che la volevo conquistare in pista, invece pilotino alla curva che porta al primo DRS si è messo davanti, non ha lasciato la strada e non ho dovuto alzare completamente il piede perché non riuscivo a capire dove era il punto di corda e lì mi ha superato Tartaruga. Nulla di particolare, insomma, davanti credo che ne avevano un po' di più. Non lo so, se non avessi avuto il danno all'ala all'inizio, non so se sarei riuscito a tenere il passo, non lo so. Però insomma, alla fine è andata bene così. Non eccezionalmente contento del passo, però va bene così. E la classifica ovviamente poi parla chiaro. Va bene, grazie Ema. Crick, ovviamente, normale, la stanchezza della giornata, la stanchezza di una gara così pesante e l'essere quasi arrivati alla finale di stagione. Diciamo 2 settimane dovrebbe in teoria arrivare al primo match point, perché sei a 54 di punti, 55, più 55 sul Rugio, in attesa dei risultati ufficiali. Bisognerà scavalcare il Giappone la settimana prossima e poi, in teoria, a meno dei disastri in Giappone. Positivo che in effetti sia uscito da un periodo di una gara andava bene, l'altra disastro, una bene, ennesimo disastro. E però in teoria il match point potrebbe arrivare in Qatar. Sì, diciamo che quel periodo negativo in realtà è stato dato dal fatto che ho cambiato volante. Proprio nel mezzo della stagione non è stato in realtà una grande idea, penso. E ho messo un attimo ad adattarmi. Quindi speriamo che adesso, insomma, riesco a mantenere questo ritmo più che altro di costanza, perché le altre gare quello che mi ha fregato di più in realtà penso che come l'Ungheria o l'Olanda, in realtà in Olanda è stato un eccesso di un eccesso di sicurezza con l'acceleratore, perché nel momento in
mi sentivo confident sul bagnato, infatti stava andando bene, un po' troppo, e probabilmente col vecchio volante, premendo così tanto l'acceleratore, non sarei uscito, qua me ne ha preso un po' di più e ho sminato completamente. Però qui penso che qui è la gara scorsa, penso di aver raggiunto più o meno lo stesso livello che avevo col volante di prima, per cui sì, se non combino, se non faccio danni insomma in Giappone, speriamo che il Qatar possa essere il primo match point, anche se in realtà non ci ho mai girato ancora, quindi mi sa che è tempo che inizio a provarlo un attimino, ecco. Molto bene, grazie. Vediamo di nuovo anche a Ruggio, che lo scorso anno in Giappone non andò così male, classifica alla mano, sempre aspettando i risultati ufficiali. Adesso è su di te il microfono del... Allora, come lo chiudi il gap? È complicato, però dai, diciamo gli obiettivi che hai, la motivazione per il proseguo della stagione, queste ultime quattro gare. Allora, ho già ingaggiato due persone che andranno a rubare il volante prima del Giappone per non far correre Cree. Sono già d'accordo, sono già partiti con la macchina, sicché gli sparirà il volante da casa a Cree, sicché nel Giappone non ci sarà. E a quando parte arrivano, lo faccio trovare impacchettato, così non fanno fatica. A parte le battute, io punto sempre a fare il meglio che posso. Cioè, sfortunatamente non riesco a allenarmi tanto e anche stasera ho fatto un po' di giri con Naspaz e la settimana scorsa un'oretta e basta, e nonostante tutto sono sempre lì, sicché do sempre il massimo, cerco di fare più punti possibile, allungare questa vittoria ormai promessa, cercherò di allungarla il più possibile, portarla all'ultima gara, ma la vedo molto difficile, però ci proverò, quello è chiaro. Mai gettare la spugna. Grazie mille Ruggio. Ma allora, tu la classifica hai detto di no, visto che nel fare il via delle 200 gare per Robby ho ritrovato anche l'intervista che avevamo fatto e il tuo racconto del volante personalizzato che avevi del 2017 addirittura, ti domando se hai avuto aggiornamenti, insomma se hai fatto degli aggiornamenti sul tuo volante e se con Robby è sempre lo stesso con l'aggiunta di un altro pulsante per la frizione, sennò non è, a causa del problema della frizione io il 21 l'ho saltato, quindi mi trovo tre pulsanti, quindi è complicato. Infatti la curva d'angolo all'uscita del ponte per me sono curve fastidiose, perché ovviamente sono sempre con l'acceleratore, col volante sotto, tutto girato, ovviamente accelerare diventa molto complicato, e quindi loro escono sempre meglio di me in determinate curve, ecco, quindi si fa quel che si può, insomma. E senti, invece per le 200 gare di Robby, visto che tu insieme a lui ne hai corse tante, cioè, un ricordo bello, un aneddoto particolare, una bidonata nel post gara? Ma tu parli su un pensiero su Robby? Sì, sì, in generale. No, un aneddoto, Robby, credo che Robby la gara più bella che ha fatto, io credo, ovviamente su tante le gare, ma quella che mi viene in mente è quella di Belgio, ha fatto, io credo, una delle più belle gare, quindi che ha fatto un bel quarto posto, e quindi credo anche alla fine anche meritato. Va bene, grazie. Quindi, Doc, ti vuoi togliere qualche dubbio con i primi tre? Se no chiudiamo. No, nulla da dire. Okay. Va bene, grazie. Allora, grazie Grick e buonanotte. Ciao ragazzi. Buonanotte. Grazie Ruggio, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie Emma, buonanotte. Notte ragazzi, grazie. Ovviamente grazie e buonanotte anche al buon Dierlong. Grazie e ci vediamo settimana prossima. Il buon Andrea Badolato che è già nel post gara con tutti gli altri piloti, tutti i ragazzi insomma che questa settimana no, ma dalla prossima ricominceranno i campionati lunedì, martedì e mercoledì Sport Pro e Master. Grazie in anticipo, in bocca al lupo, insomma i campionati fit non si fermano, c'è la settimana da vivere a Singapore, la Prime invece ovviamente la ritroveremo già da venerdì prossimo in Giappone per insomma iniziare questo countdown verso Abu Dhabi e l'eventuale assegnazione del titolo piloti barra costruttori. Anche da parte mia, Raffaele, per voi c'è tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo sui vari social, Instagram, Telegram, targati Formula Italian Team e sul sito www.formulaitaliantim.com. grazie ancora a tutti e buonanotte.